Siamo con Ferré, autore della doppietta che ha deciso la partita in favore del Villa. Un commento a caldo su questa partita, su questo derby molto combattuto e quali sono secondo te le prospettive di classifica alle quali può ambire questa squadra? Allora, per quanto riguarda la gara, è stata una gara combattuta, come hai detto tu, difficile perché era un derby, perché era sentita e perché noi non potevamo più sbagliare. Siamo andati sotto, Gritti ha parato il rigore, sembrava. Siamo rimasti in gara, poi io ho sfruttato due occasioni, un po' le ho create, un po' me l'ha creata la squadra e abbiamo ribaltato questa gara. Non abbiamo mai mollato, quest'anno in casa non avevamo mai vinto. Io sono qua da 2 anni e mezzo e avrò perso 2 gare in casa. Quest'anno non riusciamo a vincere, ce l'abbiamo fatta rimontando. Ce lo siamo sempre detti di non mollare mai, nonostante le difficoltà, l'abbiamo fatto, quindi la cosa più importante è quella. Poi i 3 punti e poi il fatto che io tempo fa ho detto che questa squadra è fatta di cavalli di razza e i cavalli di razza si vedono da prima, quindi io sono sicuro che noi arriveremo, non so se davanti, non so se tramite i playoff, ma noi il nostro obiettivo è raggiungerlo. E tutti sanno qual è, abbiamo avuto delle defezioni importanti, Mosca è crociato e tanti ragazzi che hanno avuto dei problemi, ma siamo tanti, siamo forti e andiamo avanti lo stesso. Ora, per quanto riguarda la situazione della classifica, siamo lì. Non guardiamo più le altre, guardiamo noi, sappiamo che se le vinciamo, non dico tutte ma quasi, possiamo dire la nostra.